ragazzi, forza! Più forte, non lo sento! Ancora di più! Grazie! Che dire, mi hanno dato il microfono, non so che cosa dire. Intanto è uno spettacolo vedervi tanti. Veramente sono rimasto sbalordito. Grazie della partecipazione. Grazie. E allora io intanto vorrei subito qui vicino a me Esmeraldo e Pasquale, i nostri esperti. Un applauso forte anche a loro, forte. Anna Maria Raiola. A nome, un applauso per tutti i docenti e il personale ATA che sta qui, e grazie a loro che possiamo fare queste cose. Un applauso veramente forte al personale ATA, volete ripeterlo? Forte! E agli alunni tutti, i protagonisti e i presenti, a voi ragazzi! Che dire? Sono emozioni forti che ci trasmettono questi ragazzi. Certo, quel maestro o quel professore che avete visto nel copione non è l'ideale. Io ho detto l'altro sabato che si va bene a scuola se si sta bene a scuola. E il teatro, la canzone, la musica, la danza, e nel caso del liceo sportivo anche lo sport, aggrega veramente e fa star bene a scuola. Solo così possiamo avere grossi risultati. Quindi io ringrazio tutti quanti e mi auguro che questa esperienza di portare all'interno della scuola questo teatro e tutte le attività possa continuare. Bravo Presidente! Volevo invitarvi per altre due occasioni importanti, che sono il 3 giugno, l'ha detto Gianna Maria, noi abbiamo come argomento all'inizio dell'anno, all'interno del nostro collegio, abbiamo deliberato la pace nel mondo. L'anno scorso facemmo l'ecologia, quindi l'inquinamento, due anni fa facemmo la legalità, quest'anno la pace. Quindi il percorso formativo si conclude con questa manifestazione finale, con quella che è appunto la fiaccolata, dove sono stati coinvolti tutti i sacerdoti. Quindi domani avremo un incontro, cercheremo di coinvolgere, mi auguro che ci sia la partecipazione di tutto il territorio, delle associazioni culturali, sportive, di tutte le altre scuole. Quindi l'appuntamento è il 3 giugno per questa fiaccolata per la pace. Grazie a tutti, e adesso mi pare Anna Maria che c'è l'intervento della vera protagonista, perché voi ricordate che stasera noi ricordiamo Anita, e quindi c'è qualcosa che ci vogliono dire. La professoressa Raiola ci dirà qualcosa a proposito di questa commemorazione. Sorrentino. È una lettera che i genitori di Anita, Biagio e Pina Sorrentino, hanno scritto al preside. Carissimo Preside, dal profondo del nostro cuore vogliamo infinitamente ringraziarla per l'attenzione e l'amore che dona gratuitamente affinché il laboratorio teatrale continui ad essere presente nella nostra scuola, dove i veri protagonisti sono i ragazzi che, nonostante i molti limiti e difficoltà presenti sul nostro territorio, continuano a credere e a sognare in questa bellissima esperienza,
dove attraverso la recitazione, il canto e il ballo i ragazzi esprimono tutte le loro capacità con tenacia e gioia. Un'esperienza che li accompagna e li arricchisce sempre più. Li abbracciamo simbolicamente tutti, congratulandoci e augurando loro sempre la stessa tenacia e gioia. Un grazie infinito agli insegnanti e a tutti quelli che si adoperano, dedicando con amore, sacrifici e tempo per sostenere l'esperienza del laboratorio teatrale. Vi sosteniamo con tutto il nostro affetto e la nostra preghiera. Siamo certi che se stasera siamo qui, c'è una volontà suprema che ci sostiene. La nostra piccola Anita continua a vivere attraverso questi giovani, intercedendo sicuramente per tutti noi, per aiutarci nelle difficoltà, nelle fatiche e nelle prove. Quest'anno il tema scelto per la rappresentazione è la pace, una bellissima parola che racchiude il più grande sentimento, il bene, l'uno per l'altro. La pace non è qualcosa irraggiungibile o da cercare altrove, ma deve partire dai nostri cuori, dai nostri modi di rapportarci con gli altri, senza giudizi e pregiudizi. È proprio dal nostro piccolo, la famiglia, la scuola, gli amici, che si incomincia a costruire la pace, divenendo un vortice che coinvolge pian pianino tutti quelli che ci circondano, valori nei quali anche la nostra Anita credeva fortemente. A tutti un affettuosissimo grazie di cuore e gli auguri di ogni bene. Biagio e Pina Sorrentino. Grazie. Buonasera a tutti. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno dato a noi la possibilità di vivere ancora una volta la meravigliosa esperienza del teatro, che ci ha aiutato a crescere ed a maturare, perché condivisione è vita. È stato un anno di lavoro bellissimo, intenso e faticoso, ma particolarmente piacevole, perché trascorso insieme gli impareggiabili nostri amici, Esmeraldo e Pasquale, ex alunni dell'ITIS Pitagora. Che spinti solo da una vera passione verso il teatro ed affetto verso la loro scuola ci hanno aiutato, insieme alla docente Anna Maria Raiola, a superare ogni sorta di difficoltà, facendoci cogliere la gioia di stare insieme. Questo è il vero valore del nostro laboratorio teatrale. Ringraziamo Rossella Mascolo e Roberta, scusate, della compagnia teatrale I Senz'arte né parte, che ci hanno truccate. Dulcis in fundo vogliamo ringraziare il nostro dirigente scolastico, professore Benito Capossella, sempre disponibile e pronto a soddisfare le nostre richieste. E ciò ci ha permesso di condividere questa indimenticabile esperienza. Grazie a tutti voi e all'anno prossimo. Noi saremo velocissimi. In realtà invitiamo i ragazzi che hanno partecipato allo spettacolo a salire sul palco, perché lo spettacolo non è finito, insomma, cioè c'è ancora un momentino. E volevamo invitare voi un attimo a un po' di attenzione e di silenzio. Io capisco che è un attimo di festa, però il laboratorio, come ha letto la professoressa Raiola, prende il nome da una ragazza che ha deciso di fare una scelta molto particolare. E questa cosa, leggere la lettera dei genitori, a me ha portato brividi. Ho sentito molti ragazzi ridere perché stanno laggiù e non se ne importano di niente. Io, prima di prendere il microfono, prima che succedesse questo particolare, vabbè, loro continuano a pascolare, io volevo ringraziare i protagonisti di quest'anno, che sono tutti qua o giù, insomma tutti i ragazzi che hanno scelto di partecipare al laboratorio teatrale di danza, Christian per le coreografie, il professore Donato De Simone, che ha coordinato l'orchestra, i ragazzi dell'orchestra con cui oggi sono stato veramente intrattabile e me ne scuso. E volevo dire che questi ragazzi meritano qualcosa di più,
perché hanno dimostrato veramente di saper fare tanto, perché il testo della canzone rap che avete sentito l'hanno scritta loro. E a volte questi ragazzi sono indicati a dire Kill non fa niente. Spronarli nel modo giusto porta grandi risultati. Quindi continuiamo a credere in questi ragazzi, perché a noi, io mi definisco un vampiro. Quando vengo al corso mi nutro della loro gioventù e delle energie che loro mi danno. Grazie e do la parola. Brevissimamente voglio dire che questi ragazzi rappresentano fondamentalmente il nostro sogno. Il nostro sogno è nato qui, da questo laboratorio. Dopo diplomati abbiamo formato una compagnia e ad oggi, a 10 anni di distanza, siamo ancora a fare spettacoli, siamo arrivati al Politeama a Napoli e devo dire che io 10 anni fa avevo la stessa loro energia, ma loro me ne hanno data di più di quanto ne avevo, perché oggi stare qui dall'altra parte e seguirli è stato per me un'emozione immensa e mi sono rivisto quando avevo 14 anni e iniziavo come loro. Poi il sogno è andato avanti e siamo ancora qui a fare teatro e li voglio solo ringraziare perché sono stati dei mesi bellissimi. Grazie, grazie a tutti. Chiamiamo una alla volta. Cristian Levegue. Fabio. Pinetti. Centro Pinto. Vincenzo. Antonio. Vincenzo Pinto. Antonio. Lo Sciale. Alex Collaro. Pier Giuseppe Andassio. Che se ne andassio. Rosaria Chiacchierini. Roberta Cangiano. Daniela Brillante. Carmela Colletto. Aurora Di Martino. Giusy Esposito. Rosaria Gagliardi. Anna Claudia Marino. Martina Patrizio. Chiara Rossitti. Matilde Sansone. Domenico De Vivo. Dove sta? Il nostro cantante. Vi volevo spiegare che cosa è successo. Noi tornando dalla Croazia ho ricordato ai ragazzi sul pullman quali erano gli ultimi adempimenti, gli ultimi incontri, e quindi tra questi la pace, la marcia. Lui è venuto, dice: Presi, io ho scritto un testo,